trovati ad una nuova edizione di Medical News, il TG della salute di Medical Excellence TV. In apertura, capsula anti-Alzheimer, una capsula per prevenire l'Alzheimer, è stata sviluppata dal Politecnico Federale di Losanna. La capsula si impianta sotto cute e rilascia lentamente anticorpi che finiscono nel sangue e vanno a svolgere il loro compito nel cervello, ripulendolo dagli accumuli di molecole tossiche ritenute responsabili della demenza di Alzheimer. Costruita con materiale biocompatibile, la capsula di dimensioni millimetriche contiene cellule modificate geneticamente e deputate proprio al rilascio di un flusso costante e lento di anticorpi antiproteina beta-amiloide che, finendo nel circolo sanguigno, giungono fino al cervello. Gli scienziati svizzeri hanno sperimentato la capsula su topolini suscettibili alla malattia, hanno impiantato il bozzolo sotto cute e monitorato il suo funzionamento nell'arco di 39 settimane. Alla fine del periodo di osservazione, gli scienziati hanno osservato che nel cervello dei topolini si era enormemente ridotta la concentrazione di proteina beta-amiloide. Cambiamo argomento. Si chiama How Do You See Me? Tu come mi vedi? La campagna scelta quest'anno per raccontare la sindrome di Down. In occasione dell'undicesima giornata mondiale, la campagna è realizzata per il quinto anno consecutivo e consta di un breve film disponibile sul canale YouTube di Core Down con la partecipazione della star americana Olivia Wilde, che mira a stimolare una riflessione su come le persone con sindrome di Down vedono se stesse e su come siano spesso vittime di discriminazione basate su preconcetti e aspettative stereotipate. La protagonista è Anna Rose Rubright, una ragazza con sindrome di Down, che racconta la sua vita, interpretato dalla star vinil di Dr. House, piena di significato, ricca di opportunità, di amicizie, affetto, ma anche di sfide e di momenti di difficoltà. This is how I see myself. How do you see me? Una moda, possiamo definirla malsana, a buffate alcoliche a stomaco vuoto per sballarsi prima e più facilmente. Sono 3,3 milioni gli italiani che dichiarano di averlo fatto nel corso degli ultimi 12 mesi. Si tratta soprattutto di adolescenti maschi, ma non mancano i giovanissimi che lo fanno tra gli 11 e i 17 anni, fascia di età in cui la somministrazione di alcol è vietata per legge. E quanto emerge dalla relazione del Ministro della Salute al Parlamento? Tra gli 11 e i 15 anni a farlo sono poco più dell'11%, mentre tra i 15 e i 17 anni salgono al 7,4% tra i ragazzi e al 4,6% tra le ragazze. La percentuale maggiore si registra tra i 18 e i 24 anni, fascia di età in cui dichiara di farlo il 21% dei maschi e il 7% delle femmine. Superata questa età critica, le percentuali diminuiscono. Le bevute esagerate episodiche sono un fenomeno che il Ministero della Salute definisce un serio problema di sanità pubblica che sottopone a gravi rischi per la salute e la sicurezza non solo del singolo bevitore ma di un'intera società. In conclusione parliamo della sindrome occhi di gatto, malformazioni multiple, spesso da correggere con interventi chirurgici fin dai primi giorni di vita. È una lotta costante per la propria sopravvivenza. È la cat eye syndrome o la sindrome occhi di gatto, malattia rara causata da un'anomalia genetica del cromosoma 22, i cui numeri però, in base alle segnalazioni odierne su internet, fanno pensare che il fenomeno non abbia più ambiti così ristretti. Conoscenza e ricerca sono infatti i punti su cui punta la Cat Eye Syndrome International ONLUS, l'organizzazione di riferimento e sostegno per tutte le famiglie colpite da questa malattia, fondata da genitori di un bambino malato. Le persone che hanno la Cat Eye potrebbero essere ovunque perché spesso la sindrome si manifesta in modo asintomatico, aumentando quindi il rischio di trasmissione inconsapevole ai propri figli. Keep the Smile On è il nome della campagna di sensibilizzazione lanciata dalla CESI ONLUS. E questa è la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi, vi diamo appuntamento ad una nuova edizione aggiornata e vi ricordiamo che potete comunque seguirci anche nel nostro portale web di Benessere e Salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle. Alla prossima!